mezzi di ispirarsi sono tanti. Dico, Leonardo per esempio suggeriva di andare a vedere dei vecchi muri e guardarli finché si aveva la visione di un quadro. Tutto è buono. Io parto da solito della tela bianca o un po' sporcata e una certa umiltà mi lascio guidare insomma da quel che ancora quasi da sé. Solo dopo cominciano i guai delle difficoltà. I momenti di distrazione sono i più preziosi. A me le idee si avvicinano leggere e furtive come i pesci al pescatore, ma questo paragone non vale, perché il pescatore sta attento e poi strappa trionfalmente il pesce dall'acqua. Io tratto le idee piuttosto come un giardiniere che attende il risultato di un innesto. Tanta prudenza mi viene anche dalla tendenza al dubbio, che cresce col passare degli anni. Una volta per me tutto era bianco o nero. Nel lavoro dubitare significa fare e disfare. Massimo Campigli è uno dei grandi maestri del Novecento italiano, al pari di Morandi, De Pisis, Carrà. È stato importante, la sua figura, diciamo, è stato trainante in un certo senso nell'ambito della cultura italiana del Novecento, delle esperienze artistiche italiane di tutto il Novecento, perché la sua pittura è stata sempre una pittura riflessiva, diciamo, non è mai avuto una cadute di tipo populistico, riflessiva e in un certo senso filosofica. Massimo Campigli è stato un artista che si è formato a Parigi, però dove è raggiunto come giornalista, quindi è una sorta di artista autodidatta, se così si può dire, no? Inizia come giornalista, come inviato del Corriere della Sera e però nel clima parigino degli anni 20 matura questa passione per la pittura autonomamente. Certo, si confronta con un contesto che è quello della Parigi, dell'école cosiddetta École de Paris, quindi Picasso da una parte, Braque dall'altra, Léger per esempio, no? Ma anche un Seurat ad esempio, quindi con un contesto, diciamo, di pittura all'avanguardia, una pittura che però paradossalmente vive in un momento, inizia a dipingere, possiamo dire, in un momento abbastanza particolare per la pittura europea. E quindi la figura dell'artista cambia e appunto Campigli ne è un esempio, cioè è un esempio di questa cultura a 360 gradi, cioè il pittore e l'artista è un uomo di cultura a 360 gradi e quindi la pittura diventa un fatto mentale, un fatto anche intellettuale, non è un fatto solo di sensazione pittorica. Maestro, quando si avvicina a una nuova tela, sa già cosa vuole esprimere? Ma qualche volta sì, ma raramente. Del solito vado davanti alla tela e comincio a tracciare, non so, delle diagonali, delle forme a otto, delle cose completamente astratte, poi sporco un po', magari prendo uno straccio, ci passo sopra, a un tratto intravedo qualche cosa e poi insomma succede che le forme a otto, fatalmente dato il mondo mio, diventa sempre una testa con una scorratura, oppure diventa, non so, sotto l'otto viene la forma di un busto, viene la forma di un otto, oppure può essere tutto dominato da queste linee trasversali e allora saltano fuori delle donne fatte a triangoli, non so, ma insomma è la tela che mi suggerisce il quadro.
cominciato a fare delle donne, continuerò a fare delle donne, nient'altro che delle donne. Questo corrisponde, se voglio parlare solo di pittura, corrisponde al criterio che la donna è il soggetto perfetto, che nell'arte del mondo intero ci sarà sempre la donna e l'uomo è assolutamente in secondo piano, e non potrei percepire altro. Ecco perché, per esempio, c'è il teatro è pieno di donne, non c'è solo uomo. Io da bambino al museo mi innamoravo delle statue, soprattutto dei busti, anche perché ignoravo tutto del mistero delle gambe. Me le portavo via nel cuore queste innamorate e ne popolavo le storie che vivevo in immaginazione. Nelle mie fantasticherie le mie innamorate erano sempre prigioniere, come al museo dietro i vetri, etichettate, intoccabili col guardiano, e divine, o perlomeno regali. Trovavo regali anche le donne vive. Bisogna tener conto di quel che erano nel loro aspetto le donne quando io avevo 5 anni, impettite sull'orlo della sedia, quasi immobili, nella corazza del busto strettissimo, come su troni, permalose, trattate dagli uomini con una galanteria che io prendevo alla lettera, secondo Galateo per me oscuro, il diritto alla precedenza, alla destra, ai minuti servizi, o un linguaggio castigato che comprovava la loro essenza superiore. Solo le donne portavano gioielli, erano per me i segni della loro regalità. Mi formai della donna un'idea esaltata. La donna. Dunque, il mondo che i miei quadri raccontano è un mondo curioso, fantastico, un mondo possibile, costituito da tutte donne, un mondo di sogno, naturalmente di origine infantile, di origine della mia infanzia. Ora, potrei anche abordare la questione da un altro punto di vista e dire la donna è il soggetto perfetto per un'opera d'arte, perché, insomma, salvo poche eccezioni, l'uomo appare raramente nell'arte di tutti i tempi, di tutti i popoli. Per spesso che appaia non c'è confronto con la costanza della persona femminile, che riunisce in sé infiniti simboli, è sempre probabilmente madre, sposa, figlia, sempre la donna è il soggetto perfetto dell'opera d'arte, perlomeno è il soggetto preferito, con una tale insistenza che possiamo essere sicuri, senza troppo filosofare, che quello è il soggetto perfetto. Ora, io non dipingo la donna perché è il soggetto perfetto, io la dipingo invece per un bisogno personale, per un tic personale se si vuole, per una fissazione. Sono sempre la stessa se si vuole, sono infinitamente varie se si vuole, la loro figura è spesso forma di clessidra, cioè stretta di vita a un punto inverosimile. Perché? Per essere più donne, perché una caratteristica femminile, soprattutto agli occhi di chi ha passato l'infanzia in principio di questo secolo, la strettezza della vita è un requisito squisitamente femminile. C'era un'immagine della donna, un'immagine che si è fissata nel suo inconscio e che lui ricerca, nella quale ricerca in un certo senso comprensione e in qualche modo consolazione, se così si può dire, e che nel tempo costituisce, diciamo, una sintesi quasi delle sue nevrosi. Cioè, è come se raccogliesse
anche la sua impossibilità a rapportarsi col mondo, o difficoltà, possiamo dire, a rapportarsi col mondo esterno, la difficoltà dell'artista a rapportarsi in un certo senso col mondo che lo circonda. Quindi diventa un motivo di rifugio e un motivo che appunto ha a che fare però con, anche con come dire, il significato più ampio della figura femminile, che è appunto quello della archetipico, possiamo dire, della grande madre. No, io sono proprio di quelli che non sono mai soddisfatti, cioè un po', qualche volta mi capita di essere piuttosto soddisfatto alla fine di una giornata e poi di vedere la mattina dopo che è tutto da rifare. Sono proprio di meno felice in quella faccenda lì. Non, soddisfatto proprio non sono mai. C'è un momento in cui vedo che meglio di così non posso fare e abbandono il quadro. Poi può darsi che lo riprenda chissà quando, che lo riprenda tra giorni o tra mesi o tra anni. E meno male che certi quadri che non vedo da un pezzo qualche volta mi piacciono. E allora la consolazione è grande, naturalmente. Lì non c'è più la tentazione di cambiare. Ma durante il lavoro la soddisfazione dura pochissimo. Anzi, dirò questa cosa un po' buffa, che il primo giorno che sono su un quadro canterello o fischio, il secondo giorno silenzio di tomba, il terzo giorno proprio sono guai grossi. Perché sono guai grossi? Tutte le difficoltà che incontro, la gran differenza fra quel che ho fatto e quello che volevo fare, poi questa schiavitù del quadro, che è lui che comanda, lui vuole andare in quella direzione, io ho tutt'altro in mente. Lei nei suoi quadri parla spesso di geometria, ma nei suoi quadri c'è una dimensione? Vabbè, la dimensione, per intendere una delle tre dimensioni, sì, c'è il quadro tende a essere a due dimensioni, con delle allusioni quasi, con dei simboli, diremo, della terza dimensione, cioè una cosa più lontana, più vicina, ma questo qui è usato nel modo più arbitrario. In fondo ogni quadro e anche l'opera di ogni pittore ha una sua prospettiva completamente arbitraria. L'importante è che abbia una sua logica, che abbia una sua ragione d'essere, una ragione profonda, sono perfette. Nei suoi quadri non c'è mai paesaggio. Perché? Perché ha mai visto il paesaggio dietro alle immagini di santi e di madonne? Ah sì, è vero, ci sono il Rinascimento delle Madonne con dietro il paesaggio, ma insomma quelli sono periodi che non mi riguardano, ma un primitivo non farà mai un paesaggio dietro a un personaggio, vero? La mia pittura si apparenta ai primitivi più diversi, nessuno dei quali però potrebbe concepire intorno all'immagine umana che fa un paesaggio. Tra i primitivi qual è il pittore che preferisce? C'è stata tutta una successione di preferenze che sono durate, quel che può durare un amore, insomma. Quando ho cominciato a lavorare sono caduto sotto l'influenza, per esempio, di Léger, che è uno dei capostipiti del cubismo. E quella specie di cubismo mi ha portato ad amare gli egiziani al Louvre, per esempio. Ho goduto molto nelle sale del Louvre dedicate all'Egitto, che sono incomparabili. Ora, l'Egitto, nella pittura egiziana, c'è qualche volta un po' di paesaggio, cioè c'è simboleggiato sotto una barca, simboleggiata l'acqua, ma è talmente poco paesaggio che questa acqua è fatta con una specie di disegni a parquet, come fossero tanti legnetti blu messi in un impiantito. Qualche volta c'è qualche palma dietro, ma non è mai un paesaggio profondo, anche perché la pittura primitiva è sempre piatta, a due dimensioni. Ora,
la mia pittura è piatta e ha due dimensioni, ma con delle concessioni, con dei piccoli giochi, delle piccole libertà che mi prendo. Per esempio, gioco su delle scale che si allontanano leggermente, quelle scale che metto sotto i piedi di tante donne, di quei gradini, ma lì c'è naturalmente un accenno alla profondità che è indicata intellettualmente, ma non visualmente, perché insomma si dà l'immagine delle cose, ma non l'illusione, la riproduzione delle cose. Si parla spesso dell'influenza che subì degli Etruschi, e infatti nel 1928 fu l'arte etrusca che diede una svolta alla mia pittura. Poi seguirono altre influenze, ma la parola etrusca ha tanto fascino che non si manca mai di parlarne e di trovare etrusco tutto quello che non è troppo spiegabile. Per anni ho scacciato gli etruschi dalla mia porta e rientrano dalla finestra. Soprattutto si rifanno sempre vive nelle critiche anche a cose che di etrusco non hanno proprio niente. Se non ebbi maestri, però subì naturalmente delle influenze, l'influenza del cubismo, più di Léger, vediamo che Picasso, ma non fece mai un quadro cubista. Il surrealismo non ebbe nessuna influenza su di me, ero io più surrealista degli altri, nel senso che non ci mettevo buona volontà a essere incomprensibile, a essere misterioso. In realtà Campigli fuggì sempre le ragnatele delle scuole e delle mode artistiche. Ancora nel primo dopoguerra, in presenza della crisi post-cubista oltralpe e post-futurista da noi, quando i movimenti pittorici italiani si andavano polarizzando attorno ai due nuclei di valori plastici, la rivista romana dei Carrà, De Chirico, Morandi, Soffici e del milanese Novecento, Campigli sceglie se stesso, il suo mondo esclusivo, la sua problematicità lungamente sofferta ma serena, scevra di polemiche, che lo inquadrerà definitivamente nel gruppo degli indipendenti. Lui, con De Pisis a Parigi, in una bohème vera fatta di ricerca, di rinunce. In Italia, Casorati, con il suo naturalismo esemplare, rosati dallo spiccato realismo toscano, la satira tagliente di Maccari. Che cosa la guida nella ricerca del colore sulla tavolozza? Al principio c'è un po' di colore, una macchia, non so, un po' di sporco perfino, e poi di lì, ragionando, si passa a un contrasto e l'altro, si aggiunge, si toglie, e non ho una regola fissa. Parlo di ispirazione, troppo. Si tratta di semplicemente sentire che vicino a un rosso ci vuole un colore freddo e viceversa, un po' di ragionamento, un po' di abitudine, e solo più tardi ci si accorgerà che uno, che un dato colore deve diventare dominante e un altro no, ma è una cosa che avviene lentamente, ragionando se si vuole, ma soprattutto anche per intuito. Questo è stato sempre così? Col passare degli anni, voglio dire, i suoi colori sono sempre stati gli stessi? No, sono cambiati un po'. Io cominciai in un modo molto romantico, scegliendo i colori che hanno dei bei nomi. E non era una scelta molto sbagliata. Scelsi le terre e sono rimasto fedele alle terre in genere, a lungo. C'è quei bei nomi come Terra di Siena Bruciata, per esempio, che è bellissimo, no? Allora, per esempio, Terra di Siena Bruciata è stato il mio colore più rosso fra tutti, per anni,
E adesso poi non esiste più neanche sulla mia tavolozza, sono cose che cambiano. Sento bisogno di un rosso un po' più intenso, adesso uso un rosso che è il rosso inglese. E chi lo sa se non un giorno non arriverò addirittura al vermiglione, insomma. Campigli, giornalista del Corriere della Sera, trova il coraggio di seguire la sua vocazione pittorica durante una permanenza a Parigi. Il fervore culturale della Ville Lumière, l'atmosfera della Bohème, generano la scintilla. E Parigi sarà così per lui, lungamente, la sua seconda patria. Quando ho cominciato io la mia vita a Montparnasse, ho fatto io la vera Bohème fra veri Bohème. E oggi non c'è più Bohème. Ogni pittore di 20 anni c'è la sua macchina. Non so come. Non ho mai cercato le amicizie influenti, confiderà Campigli, perché il contatto umano mi rende timido e le questioni venali, poi, la vendita ai mercanti, non sono cose fatte per me. Ma il mondo culturale parigino ha l'occhio allenato e ama la sua opera. Ce lo ricorda l'accademico di Francia, Marcel Arlan. Je me retrouve dans cet atelier de Campigli. Mi ritrovo in questo studio di Campigli che conosco già da molto tempo. Ma ancora da più tempo conosco lui, credo dal 1934, quando vidi per la prima volta un suo quadro alla Mostra degli Indipendenti. Ero con mia moglie e quel quadro ci piacque talmente, seducendoci e incantandoci, che lo comprammo. Ora si trova a casa nostra e una cosa posso dire. A volte ci si eccita per dei pittori o per un quadro, si compra il quadro, si vive con lui e dopo un po' di tempo non lo si guarda più. Per Campigli è esattamente il contrario e i suoi quadri non perdono la forza di suggestione che hanno. L'universo di Campigli è un mondo molto misterioso, pieno di fascino e di suggestioni che si esprime con una delicatezza molto rara. La sua pittura è il contrario del romanticismo ed è una raffinatezza di linee e di colori. Come tutti gli artisti che vivevano a Parigi, aveva a che fare con mercanti d'arte che gli vendevano, aveva una propria collezione, diciamo, di arte primitiva, se così si può dire, quindi che gli vendevano anche pezzi più ricercati. In particolare il suo amico, anche dell'ultimo periodo, era Oscar Edwards, che gli aveva, esperto di arte australiana, gli aveva fatto conoscere, aveva aperto il mondo sulle delle pitture su corteccia degli aborigeni australiani molto interessanti, e questa idea della pittura su corteccia influenza veramente tutta la sua ultima produzione degli anni 60-70. Questo studio l'ho preso nel 1950, venivo dall'Olanda.
dove la prima cosa importante che fece dopo la guerra fu la mostra al Museo Civico di Amsterdam. E questo studio fu la salvezza. Ci sono rimasto diversi anni, con mia moglie, col figlio, come se si è potuto vivere quando non lo so, è tutto così piccolo, di poco comodo. Oggi vale giusto come ricordo. Mi ne servo come un piede a terra quando vengo a Parigi per brevi soggiorni, lavoro quanto è necessario, se c'è qualcosa di urgente, e scappo via quando posso. In questa confusione c'è tante cose che mi stanno molto al cuore. Qui c'è una quantità di cose messicane e peruviane. Soprattutto mi piacciono questi personaggi in pietra dura, fatti senza arnesi, altro che un'altra pietra dura che ha limato poco a poco, è saltato fuori perfino un viso, tutto utensili metallici non ne avevano. Questi sono, ci sono dei vasi peruviani, che ne ho parecchi, se sono già visti anche a Roma. Ne parla come se avessero un riferimento con la sua pittura. Con la mia pittura e col mio personaggio stesso hanno riferimento di essere cose lontane e antiche. Queste sono le mie caratteristiche, forse i miei difetti, ma sono tutto lì. Qui un piccolo messicano delizioso. E queste sono delle figurine moderne, fatte adesso dagli indi del Brasile, all'interno, lontani dalla civiltà. E poi tutto quel che, le cose più disparate. Non so, qui c'è una mia testa fatta da Marino Marini. E qui l'altro giorno ho visto una reclame di un libro sull'arte greca. Lo sono strappato fuori, ci sta benone, quelli che sono ipnotizzanti, da qualche giorno non vedo che quelli. Lei parla di questi oggetti quasi con affetto. Eh sì, certo, mi ricordano tanti anni dal 1950 in poi. Stavo qui con mia moglie e il figlio che era piccolo, andava a scuola a Parigi. Ci sono opere di Giuditta, ecco, queste sono opere di mia moglie che è morta 2 anni fa e non ha potuto arrivare a quel successo che avrebbe avuto senza la malattia. Però ha esposto diverse volte in America e lì il successo è stato grande, poi ha esposto a Londra, ha esposto anche a Roma. In America che ha avuto la soddisfazione di entrare nelle più belle raccolte. Abito in un punto che è molto opportuno e in 4 passi sono trovo l'angolo della strada del Café du Dôme, che è il mio caffè tradizionale fin dai primi tempi, e spingo qualche volta per necessità pratiche una sola passeggiata fino alla Gare Montparnasse, fin giù a Saint Germain e poi torno. Raramente vado sulla riva destra perché proprio mi ci vuole una ragione molto solida per andarci. Il mio quartiere è minimo, non so, ho fatto delle litografie, avevo la scelta fra diversi litografi e non ho scelto il migliore, ho scelto quello che sta più vicino. Oppure non andrò mai a vestirmi lontano da Montparnasse, cercherò di evitare tutto quello che mi obbliga di lasciare il quartiere per pigrizia, per farne un villaggio, perché sia più mio.
Il mondo non solo pittorico di Campigli, specie da quando gli è venuta a mancare la moglie Giuditta, è piccolo, fatto a sua immagine, per sé e per il suo cane Ras. È tutto lì. Un piccolissimo studio a Parigi, un appartamento non grande ma centralissimo a Roma, a un passo da via Veneto, una casa bianca, luminosa, sulla collina di Saint-Tropez. Il curioso triangolo di un itinerario che sembra studiato per far perdere a se stesso le tracce di quella che egli definisce la sua nevrosi di evasione. Ma nemmeno a Parigi Campigli si ritrova in pace con se stesso. Una Parigi proiettata verso il 2000 non fa per chi qui ha vissuto la boema. La Parigi di oggi mi piace meno. La vita a Parigi mi piace meno. Si fanno delle belle cose a Parigi, lo so, tutte le arti, il teatro, penso io. La vita intellettuale a Parigi mi pare che sia molto vivace, ma questo non cambia che la vita a Parigi è meno piacevole di una volta. E soprattutto il mio caro Montparnasse è tutto diverso. Il traffico è così enorme che non si sopporta volentieri. E poi ci devono essere delle cose difficili a comprendere, eppure devono avere la loro forza, perché questo sentimento di sazietà quanto a Parigi è così diffuso fra gli artisti che una ragione ci deve essere, anche se è ineffabile. E in qualche modo Montparnasse all'incrocio di due grandi boulevard erano un luogo ridente molti anni fa e oggi non lo è più. Non so, non conosco di meglio, bisognerebbe, forse Saint-Germain è meglio, ma per chi è sempre vissuto a Montparnasse sente la differenza. Insomma, io sono contento di stare a Saint-Tropez, a Parigi ci vado quando occorre. E ci sto sempre il meno possibile. C'è qualcosa di cambiato. Anche l'aspetto esteriore cambia a Parigi. Buttano giù una casa vecchia, ne fanno una tutta in vetro. Il mio studio, che quando l'ho preso nel 1950, l'ultimo nuovo studio, insomma, dopo la guerra, mi piaceva. E oggi lo trovo tetro perché lo confronto con quello di Saint-Tropez. In fondo al Boulevard Montparnasse costruiscono adesso un gruppo di grattacieli di cui uno di 300 metri. E allora questo cambierà completamente lo spirito del quartiere. Hanno buttato giù quella vecchia stazione di Montparnasse e c'è un paesaggio un po' romantico adesso, con quasi degli archi che lo fanno somigliare a qualcosa di classico. Era una gran brutta stazione, adesso ne hanno fatto una che loro trovano bellissima e va bene, ma è malinconico per chi ha vissuto questo villaggio, per così dire. E poi fa ridere vedere la reclama che fanno. C'è scritto: voi che amate Montparnasse, prendete un appartamento in questi grattacieli, eccetera, eccetera. Ora, sembra uno scherzo. Gli artisti che possono permetterselo vanno alla Costa Azzurra. Per me ogni visita è malinconica. Mi si sciupano i ricordi di gioventù. E allora vengo, faccio quel che c'è da fare, riparto e mi coltivo i ricordi come posso, un po' sciupati ogni volta. Alternativamente alla figura femminile vi sono altri temi. Il tema del gioco fin dall'inizio, possiamo dire, della sua produzione, quindi fin dal 28 e ancora prima, possiamo dire, nella sua prime manifestazioni pittoriche, il tema del gioco è un tema che
è un tema ricorrente. Ricorrente come gioco solitario, possiamo dire, e qui vale l'aneddoto che lui si era inventato addirittura un solitario con le carte, che nessuno, di cui nessuno conosceva le regole, e solo lui aveva le chiavi del meccanismo. E quindi come momento autoriflessivo, il gioco come momento autoriflessivo di introspezione, e, oppure è un gioco a due, come il gioco degli scacchi, che implica quindi la relazione, quindi una metafora, se così si può dire, delle relazioni, dei rapporti, del rapporto di coppia, ad esempio, no? Quindi è anche una metafora delle relazioni in generale col mondo. Cioè, le relazioni col mondo sono relazioni complesse per quanto riguarda appunto Massimo Campigli. Sono relazioni probabilmente mediate attraverso una logica che è una logica sempre quella della, come dire, delle mosse, no? Delle mosse, del fare una mossa piuttosto che un'altra, del tirarsi avanti oppure tirarsi indietro. E questo, diciamo, che rispecchia in un certo senso la sua personalità, una personalità appunto di isolato, se così si può dire, no? Cioè tendenzialmente isolato rispetto alla società. Saint-Tropez. Al di là del grande nome, le dive del cinema alla moda, la IT Society con lo yacht alla fonda nel porticciolo, i soliti refilé del sottobosco culturale in cerca di precari quanto angosciosi accreditamenti, un borgo di pescatori sofisticato, sì, ma per molti mesi l'anno tranquillo, silenzioso, che affida la sua rinomanza a uno specchio di mare azzurro, un clima senza grandi sbalzi, una consolidata abitudine a lasciar vivere ciascuno a proprio agio. È questo l'ambiente ideale per Campigli, che non cerca il confronto impegnativo, che fugge i motivi di imbarazzo, che predilige la solitudine. Una solitudine rotta soltanto dalla presenza costante, affettuosa, devota del suo cane. Vedo che lei è molto legato al suo cane, maestro. Siamo legati come due salsicce, è terribile. Io sono schiavo suo, lui d'altra parte è un pochino schiavo mio, ma non potrei farne a meno, siamo affezionatissimi. Se non lo porto io a spasso non c'è modo che faccia un passo. A Saint-Tropez c'è un giardino grande. Lui potrebbe uscire, non esce verso, se non esco io, non esce lui. Sempre attaccato, quando dipingo, è ai miei piedi della tavolozza, la notte ai piedi del letto. Non mi lascia mai. E ci vogliamo un gran bene. La critica d'arte lo ha sempre letto
possiamo dire, cogliendo quegli elementi che erano gli elementi appunto tipici allora, fin dagli anni 30, di riferimento al passato, di riferimento alla tradizione, di riferimento ai primitivi, per esempio, al suo primitivismo. E lui stesso invece dà una lettura che in un certo senso si avvicina anche alla psicanalisi e in qualche modo al sistema junghiano degli archetipi. Quindi anche lui stesso approfondisce nei suoi libri questa dimensione più psicanalitica, se così si può dire. E lui stesso spiega anche spesso i motivi, il motivo principale della sua ispirazione pittorica, che è il motivo appunto della donna, e ne spiega anche le motivazioni più recondite. Però questa lettura, possiamo dire che lui stesso ha dato della propria opera, lo ha in un certo senso fissato, condizionato. La critica non ha avuto quasi più spazio per parlare. Oggi, rivedendo Massimo Campigli, si ha sempre più l'impressione che in realtà la sua figurazione sia stata una sorta di pretesto, diciamo. Avrebbe potuto benissimo essere un pittore astratto, se così si può dire, senza avere mai avuto il coraggio di abbandonare l'icona, chiamiamola così, perché poi non possiamo parlare proprio di figura, ma quasi di icona, no, l'icona femminile. E il suo percorso in realtà oggi andrebbe letto in un modo non diverso da quanto è stato fatto per Mondrian, cioè per quanto riguarda proprio il tentativo, diciamo, per tutta la vita di Campigli di attingere a qualcosa di essenziale che è al di là del visibile, no? È appunto all'idea. Ecco, in questo senz'altro andrebbe in un certo senso rivisto e riletta tutta la sua parabola creativa. Cosa pensa Campigli di sé come uomo? Riservato, schivo, tendenzialmente portato a rinchiudersi in una difesa trepida ogni volta che qualcuno tenta di vincere la sua introversione, il suo bisogno di minimizzare, di demitizzare, è un uomo di una sincerità che si ferma solo davanti al dubbio, al timore di non poter riprodurre tutta intera la verità. Essere aderente alla sua epoca, un altro per ragioni quasi diremmo così degenerative può essere assente dalla sua epoca. Io sono afflitto da una nevrosi di evasione, fuggo tutto quello che mi può dispiacere, per esempio, e sono un po' sordo alle cattive notizie, un po' cieco alle cose brutte, tutto un meccanismo mentale automatico per dimenticare quel che è meglio dimenticare, per fuggire quello che mi dispiacerà, per evitare grossi problemi, non quelli della pittura che mi appassionano e che li cerco e mi occupano, sono il mio pane intellettuale, ma leggo i giornali distrattamente, guardo i titoli, mi divertono gli avvenimenti un po' curiosi. Ma sono solo, sono lontano, sono lontano da tutti, anche quando sono in compagnia. Bisogna che confessi questa mia assenza della realtà, ostilità sarebbe troppo dire, ma proprio per realtà esiste poco per me. E vivo proprio una vita immaginaria, si può dire. Allora, una vita che poi somiglia a quella che sinteticamente fanno i miei quadri, un mondo pieno di donne, belle, eccetera. Sono capace di amicizia, ma di poche amicizie, poche, buone, così. Sono molto solitario. E anche assente, per esempio, in compagnia, posso essere in compagnia di parecchi amici e essere con la testa completamente altrove.
Adesso poi che sono diventato piuttosto sordo, questa sordità mi usi ancora di più e non mi dispiace.